Chuck. Io nasco centrocampista centrale, molti di voi si sorprenderanno. Ogni tanto sì, per vedere qualche statistica. Ronaldo. Ronaldo è stato sicuramente un avversario molto temuto e che purtroppo mi ha fatto perdere tante partite perché ci ha segnato spesso nella Juve, però siamo riusciti anche a batterlo qualche volta. È stato un grande valore aggiunto quando l'abbiamo preso. Non pensavo che potesse venire e sono stato davvero contento poi in una carriera di riuscire a giocare con un campione del genere. Unico 9 scudetti. Questo è sicuramente un grande orgoglio. Avrei preferito anche che fossero rimasti anche sempre Gigi e Leo, non è che avevo bisogno dell'unicità, che poi non mi viene contato. Il primo l'avevo vinto quando avevo 21 anni e sembrava tutto tanto facile. Ero appena arrivato a Juve, il primo anno avevamo vinto, me lo sono goduto sì, ma non mi rendevo ancora conto poi delle difficoltà che sta dietro a una vittoria. Ritiro. Ci penso ogni tanto con serenità e che sicuramente cambierà la mia vita, ma non mi spaventa. Non mi pongo limiti, pur consapevole che sicuramente sarà una cosa abbastanza a breve termine, però dopo vengo da un anno di infortunio, quindi mi sto godendo questo rientro, ora comincio a star bene, mi voglio godere ogni istante, poi piano piano si vedrà. Dirigente, obiettivo, sogno, programma, è un po' il futuro, è una cosa a cui, come ho detto prima, penso ogni tanto, però non devo pensare troppo perché poi alla fine il mio presente è quello da giocatore ancora. Allegri. Max è livornese come me, è stato uno degli allenatori che hanno influenzato tanto la mia vita calcistica. È una persona che stimo tantissimo, a parte un boia de, non so cosa aggiungere. Tu lo senti ogni tanto? Ogni tanto lo sento, sì, ogni tanto lo sento. Poi magari capita che ci si può incontrare a Livorno. Laurea. Ho studiato il liceo scientifico a Livorno, convinto poi di andare avanti. Mi sarebbe piaciuto medicina, poi però sai, è una cosa adolescenziale che avrei dovuto vedere una volta arrivato in quinta. Nei primi anni ho dato 2 esami a economia che non serviva l'obbligo di frequenza per rimandare il militare, con grande onestà. Poi però sono arrivato a Torino e ho visto che il tempo ne avevo. Ho riniziato il mio percorso universitario, ho fatto la triennale. Non mi piace lasciare le cose a metà e quindi ho deciso di proseguire e di portare avanti anche la laurea magistrale che ho finito nel 2017. Ne sono orgoglioso, è stata una sfida con me stesso, è stato anche alla fine un regalo alla famiglia che ci teneva e che ho visto nei loro occhi quanto fossero felici il giorno della mia laurea. Instagram. Io sono una persona che ha iniziato subito a lavorare con i social sin dall'inizio, dai primi Facebook, Twitter, poi adesso Instagram. Però sono una persona anche che piace tenere un angolo di vita tutto suo e non condividerlo troppo. Come sta? Bene. Sto bene, ho avuto un po' di problemi fisici durante l'anno, ho avuto un'operazione che sinceramente non pensavo più di dover affrontare ai 35 anni, però è stata una bella sfida anche quella. Juventus è un po' la mia seconda famiglia, sono arrivato qua che avevo 21 anni in una regione diversa, con persone diverse, alla fine anche il carattere del piemontese è molto diverso da quello del toscano e del livornese in particolare. Ho vissuto il primo inverno dove c'era molta chiusura da parte delle persone della città, il tempo completamente diverso che aveva nevicato 5-6 volte, io sinceramente a Livorno in 20 anni l'avevo vista una volta, poi Torino e la Juventus sono diventate invece la mia seconda casa. Mi hanno aiutato a diventare uomo ancora prima che calciatore. Champions. La Champions credo che sia un sogno, obiettivo, chiamiamolo come ci pare, una cosa che tutti gli juventini vogliono ormai dal lontano 96. I due percorsi dove siamo arrivati in finale sono stati bellissimi nonostante il brutto epilogo. Quante volte te lo chiedono le persone che incontri? Abbastanza. Poi dipende dai periodi. Quando si avvicinano soprattutto i turni della primavera, la ricorrenza aumenta. Inizio anno e primavera, durante l'inverno un po' meno. Da piccolo. Giorgio Chiellini da piccolo era un ragazzo timido, con tanta forza di volontà. Ho vissuto a Livorno fino ai 19 anni. Ho un fratello gemello con cui ho condiviso
tutto, e due fratellini che hanno 11 anni e 13 anni meno di me, con cui ho un bellissimo rapporto e che sto vedendo crescere, che per me rimangono sempre bambini, ma ormai hanno 25 e 23 anni, quindi sono belli grandi. Turbante! La mia forza di volontà e voglia di metterci la testa dappertutto mi ha portato numerosi tagli e fratture. Tagli, punti ormai non si contano neanche, ma si supera il centinaio abbondantemente. Fratture 3 o 4. Primo taglio me lo sono fatto a 13 anni qua. La prima frattura del naso a un 20 anni più o meno. Vado avanti. Gorilla. Il gorilla è nato con il mio gruppo di amici storici quando da ragazzotto volevo cercare un'esultanza che mi rappresentasse ma che fosse un po' unica. C'era Adriano che faceva Hulk, se non sbaglio, e allora venne un po' fuori questo King Kong, questo gorilla. Terzino. Allora, vi racconto la mia escalation di ruoli da quando ero bambino. Io nasco centrocampista centrale, molti di voi si sorprenderanno. Fino ai 13 anni giocavo in mezzo al campo, solitamente accanto ad uno tecnico, e io correvo per lui. E da lì sono passato in fascia, perché questa forza fisica e questa corsa andava sfruttata. È iniziato il mio percorso da esterno di fascia e terzino, che ho portato avanti fino ai 20 anni circa, e dall'anno della Serie B ho cominciato a fare stabilmente il difensore centrale. Mi sono sentito subito a mio agio e subito di un valore superiore. Mettiamo l'ultimo. Tatuaggi. Non sono mai stato un grande amante di tatuaggi e ho sempre detto che l'avrei fatta solo per una cosa molto speciale. Ne ho solo due. Nina, la mia primogenita, che adesso ha 5 anni, e la O è di Olivia, che ha 15 mesi. Spero di farne un altro se convinco mia moglie, ma è sempre per il solito fine, che è un altro figlio, ma non glielo fate sentire, se no si arrabbia. Ancora non è pronta. Volevo fare un grande saluto agli amici di Fanpage, mi sono divertito molto. Vi mando un abbraccio enorme. Ciao da Giorgio Chiellini.